Stella Blues, vediamo insieme le notizie di oggi. Il settore musicale non può rimanere campo inesplorato per un colosso come Microsoft. E dunque, dopo la lotta tra sistemi operativi e browser, ecco che l'azienda di Redmond lancia un'altra sfida. La concorrenza di Apple con il suo iPod e gli ottimi risultati di iTunes hanno spinto Microsoft a lanciare un servizio di streaming musicale, una sorta di via di mezzo tra un social network e un motore di ricerca musicale che seleziona i brani in base ai gusti dell'utente e che forse darà anche la possibilità di acquistare i pezzi preferiti. Rimane ancora da stabilire la modalità di pagamento, se sarà cioè gratuita con pubblicità, se ci sarà un canone fisso o se sarà una cosa totalmente nuova. Stando alle indiscrezioni, Microsoft presenterà questo progetto a fine luglio e potrebbe scegliere il Regno Unito per iniziare la sperimentazione. Sembra che Research in Motion amplierà il suo target e si rivolgerà ai bambini. Parola del CEO dell'azienda, Mike Lazaridis. Non c'è ancora nessun modello in lavorazione, ma da recente analisi di mercato sembra che questo target sia quello a cui diverse aziende e settori si stanno interessando. RIM, nella fattispecie, si è occupata per 25 anni del settore aziendale. Da 3 anni si dedica a quello consumer e ora sembra che i bambini siano la loro prossima preda. Vi sono già alcuni produttori che stanno valutando concretamente di percorrere questa via. Per il momento si tratta di produttori specializzati in cellulari ad alta accessibilità, ma non è detto che anche i big della telefonia, un giorno o l'altro, si decidano a fare il piccolo passo. Perché l'ortofumo di Hugo Boss ci interessa? Perché la campagna di comunicazione per il lancio della nuova fragranza è stata affidata a Foam Valley, agenzia leader nel settore del mobile marketing mondiale e che ha annunciato il lancio in Italia della campagna mobile per Hugo Elements, pensato per giovani indipendenti, fuori dagli schemi e moderni. L'agenzia ha lanciato il sito mobile visibile all'indirizzo n.yugo.com e ha pianificato una campagna pubblicitaria display e search sui principali portali e siti mobile. Tramite l'iscrizione al sito è possibile ricevere un campione gratuito del profumo, essere informati su tutta la gamma dei prodotti Hugo e permette anche di scaricare degli sconti brandizzati. La campagna, che si affida ai portali mobile dei principali operatori quali Vodafone, Nokia, MSN e Virgilio, è decisamente innovativa, originale e attualissima. E anche per oggi è tutto, alla prossima, ciao!